Ehi, Ricky, che c'è? Mentre esploravano l'area a nord-ovest, Mitchell e altri due uomini sono stati attaccati dai randagi. Li hanno seguiti fino a un campo a nord di Melaqua Lake. Ok, e perché non hanno risolto il problema? Non sanno combattere, Dick. E Mitchell è solo un ragazzo. Probabilmente non ha mai sparato in vita sua. E perché li avete mandati nell'incubo? Ascolta, mi servi tu. Lost Lake ha bisogno di te. Ok, d'accordo, bene. Ci penso io. Grazie, Dick. Deacon St. John, come andiamo? Dick, può passare. Forza, portateli dentro. Che è successo? Un altro attacco. Pedone sulla superstrada. Facciamo una squadra e inseguiamoli. Non guardare me non è un mio problema. Hanno preso Manny. Hai mandato Manny a caccia di scorte. Io coordino il campo, Dick, ma non impongo niente a nessuno. Va al diavolo, Coop! Ero in classe quando... Ho trovato la sua moto. Provo a seguirne le tracce. Volevano fare un'imboscata sulla Santiam. Beh, me ne sono accorto. Deacon, chiudo. Thank you.
queste mi serviranno. Ho un piano migliore. Così dovrebbe andare. Che è proprio ora? Ciao, Manny. Non ti avrei lasciato morire. Pensaci, sei l'unico che sa rimettere a posto un carburatore. Ok, arriviamo. Lentamente, in silenzio.
Colpito! Colpito! Dick! Ci sei quasi! Potrebbe servirmi. Bella mira! Forza! Forza! Gesù! Ce l'hai fatta! Ah, Gesù! Via libera! Ho passato troppo tempo al campo. Non ho mai visto niente del genere. Già, certo. Ora però, vediamo le tende. Non ho nessuna obiezione al riguardo. Che diavolo è successo? Che ci facevi qui in giro? Non lo so. È che non partivo in spedizione da mesi. Iniziavo a sentirmi in colpa. Volevo fare la mia parte. Capisci? Qui fuori è pieno di stronzi armati, Manny. Ma pochi sanno riparare i mezzi su cui mettono il culo. Sì, già. Me lo diceva anche Cole. Per una volta sono d'accordo con quel bastardo. Quindi come la vedi? Ne usciremo mai? Uscire da cosa? Da questo schifo in cui ci si ammazza a vicenda. Manny, hai idea di quanti detenuti ospitavano le carceri prima che scoppiasse questo casino? Solo in America, intendo. Non saprei. 2,5 milioni. Se contiamo quelli in libertà condizionata, arriviamo a circa 7 milioni. Una persona su 35 quindi se ne sbatteva le palle della legge. E stiamo contando solo quelli che erano stati arrestati. Puoi farcela da qui? Sì, sì. Ehi, Dick, sono in debito. Sarei morto se non fosse per te. Manny, testa bassa. Se vuoi mangiare, capito? E ora vattene da qui. Segreteria. Dovrebbe essere facile, spero.
fare scorta di trappole, munizioni, Molotov e qualunque cosa possa portare con me. C'è qualcuno? Ehi, è Dick. L'ho trovato, Cope. Ah, grazie al cielo. È vivo? È ancora scosso, ma se la caverà. Una banda di randagi voleva informazioni sul vostro campo. Quanti uomini avete? Quante armi? Spero gliel'abbia detto. Ora le armi non ci mancano di certo. E vogliamo tenercele. I federali non possono più metterci bocca, non è così? No, immagino di no. Quando vedi Manny, digli di tenere la testa bassa, St. John, chiudo. Ottima scelta. D'accordo. Ehi, Dick. Occhi aperti, il cuore. Deacon St. John. Come va, Joe? Ehi, Dick. Non farti ammazzare. Deacon St. John, come andiamo? Buzz. A macinare chilometri, eh? Ci vediamo. Ehi, Deacon. Io chiudo gli occhi solo per un momento. Fratello, mi fai morire. Dove recuperiamo il creosoto? Ti diverti un mondo a guidare quel camion. Puoi dirlo forte. Ok, vado alla vecchia segheria. Hanno un paio di cisterne lì dentro e dovrebbero contenere il creosoto che serve. La vecchia segheria? Che io sappia è invasa da un'orda. Un'orda bella grossa. Sì, questo... questo lo sapevo anch'io. Continui a volerti far ammazzare. Anche dopo aver ritrovato la tua signora. Dick, la riporteremo indietro. Boozer, no, no. Senti, posso farcela. Tu stai pronto. Ti chiamerò quando potrai entrare con il camion, ok? Deacon, chiudo. Metti le trappole. Usa le trappole. Dick. Dimmi, Ricky. Boozer dice che stai andando alla vecchia segheria. Ah, sì, e Boozer è un gran chiacchierone. È il capo della sicurezza, è tenuto ad aggiornarmi. Ricordi quando ti ho portato alla segheria, vero? Ricordi quando ti ho mostrato l'orda che la occupa? Ah, certo, mi ricordo. Quell'enorme orda che vive, dorme e mangia lì dentro. Sì, certo, non faccio dimenticarla. Senti, Ricky, insomma, quando ero con la milizia, loro, cioè, noi, abbiamo creato una specie di Molotov potenziale. Molotov potenziato. Sì, esatto, come del Napalm. Comunque, fidati, posso farcela. Ci servi, Dick. Ci sono cascati. Ricky, ascolta.
Andrà tutto bene, non devi preoccuparti per me, d'accordo? So quello che fai. Ricky? Sì. Sto solo accendendo delle candele. Ok. Sì, in realtà sono molotov grosse e incazzate, ma hai capito che intendo. Sì, ok. Lì concludo. Thank you.
Che cazzo, Dick? Mi sono perso il meglio. Yeah, la prossima volta io guido il camion e tu pensi ai furiosi. Perché no? Ok, adesso accosta laggiù. Come vuoi. Ok, bene. Ora torna al campo, ci vediamo lì. Ok. E Boozer, guida con prudenza. Cosa credi? Che mi faccia saltare in aria? Ci sei? Sì, Ricky, che c'è? Non ho ancora finito i lavori sul camion. Ti chiamerò quando sarà pronto. Grazie, grazie. Prenditi tutto il tempo. Dick, sicuro di volerlo fare? Stanno arrivando, Ricky. Dobbiamo muoverci per primi. Hai ragione. Ok, Ricky, chiudo. Deacon, che bello vederti. Ero al lavoro. È il mio ultimo giorno. Ok. Passato di ottima scelta. Caffè a Farewell. Nonostante gli avvenimenti non avevamo realizzato. Dovrebbe andare. Quella mattina è entrata nel caffè una donna. Va bene. Con lo sguardo perso nel vuoto. Fatti vedere più spesso. Deacon St. John. Sembrava un cane rabbioso. Ehi, Joe. Hai un bel po' di orecchie, eh? Un povero studente. Non ho altro oggi. Hai iniziato a dilaniare. Ehi, Deacon. Buzz. Sempre a macinare chilometri, eh? Ok. Ci vediamo. Dovrebbe essere tutto pronto. Sì. Ricky ha fatto questo per il volante. Guidiamo verso l'ingresso, saltiamo e addio milizia. Te la senti, la strada è lunga. Guidare con un braccio solo non deve essere uno scherzo. Ma stronzo. Boozer, potrebbe essere un viaggio di sola andata, lo sai? Meglio. Così non guido al ritorno. Certo che me la sento. Beh, perché in fondo... solo due motociclisti sono adatti a un'impresa così idiota. Come noi. Già. Quindi vogliamo farlo davvero? Sicuro, cazzo.
quanto pare verrà anche Ricky. Come va, Dick? Bella giacca, ti sta bene? Ricky, Eddie, apprezzo l'aiuto, ma io e Boozer abbiamo una cosa da fare. Si è sparsa la voce. Il tuo discorso ha smosso più animi del previsto. Te l'ho detto, non puoi farcela da solo. Sta tranquillo, non lo fanno per te, lo fanno per lui. Per Iron Mike! Iron Mike! Iron Mike! Iron Mike! Ok, sentite, il piano è questo. Io e Boozer faremo saltare in aria l'ingresso nord, così da attirare le guardie e sgomberare il cancello sud. Voi invece seguirete Ricky. Ok? Tutto chiaro? Senti, senti, ti chiamo quando arriviamo a Pinte, ma non rimane. D'accordo! Si comincia! Gli ha sparato!
devo raggiungere l'arca. Ora è mia. Che abbiamo qui? È chiusa! Adesso la caverna di sopra. Muoversi! Avanti! Salite e piazzate le cariche. Ho detto in fretta, cazzo! Muoversi! Ora toccherà usare le cattive. In cima al cono. Devo arrivare in cima al cono. Lancia fiamme. Oh, da merda. Un cecchino! Sarà sulla torretta! Devo farlo fuori, devo farlo fuori! Superare questi tizi. Coraggio, non mollare!
lì, mi senti? Dick, gli abbiamo il pugno. Ce li abbiamo, Dick! Dick! Sì. Resisti, Sara. Cecchino, giù. Vieni. Col cazzo, vuoi che saltiamo in aria? Oh merda, hai sentito? Sbrigati! Ecco, così può andare. Quante sono? Abbastanza. Torniamo dal colonnello, vieni. Capitano Sarkozy, a rapporto. Noi... Quanti esplosivi avete piazzato? Capitano, non c'è stato tempo di posizionarli tutti. Cosa? Dannazione! Quanti? Al diavolo questo mezzo. Tre, signore. Ok, va bene. Scendo a prendere il detonatore da Wither. Tenete l'ingresso della caverna, chiaro? Nessuno deve passare. Sì, signore, ricevuto. Non passerà nessuno. E non usate questo cazzo di canale. Potrebbe essere compromesso. Schizzo. Figlio di puttana. Tre esplosivi. Oh, devo trovarli. Ok.
lontano. Bene, così dovrebbe andare. Ancora uno. Mi manca l'ultimo. Ci sono quasi, schizzo. Arrivo. Mi piace, ma non farei esplodere proprio niente, schizzo. Non oggi. Dove ti nascondi? Eh? Sai che noi seguiamo gli ordini e così deve essere. Dove l'hai messo? Oh, merda! Schizzo, lascialo andare. Sì! Sì! Hey! Cazzo!
ti ammazzerò con le mie stesse mani, hai capito? No, no, no! Sai perché? Perché ti strapperebbero tutti gli arti, ma per loro non sarebbe un piacere. State zitti! So perfettamente che sta succedendo lì fuori. Lì fuori! Fuori dall'arca! Ma quello è l'esterno. Noi siamo al sicuro. Dentro nulla può sfiorarci. Riuscite a capirlo? Dio ha eletto questo luogo. È una sorta di terra sacra. Siamo al sicuro. In questo posto. Siamo al sicuro qui dentro. Io non so quando né perché, ma ho avuto una visione. Circa un mese fa ho sentito qualcosa che non sentivo da troppo tempo, e so che molti di voi potrebbero aver vissuto questa esperienza. Credo che se solo riuscissimo. Deacon. Consegnami la pistola. Siedi. Mi lasci, colonnello. È finita, la milizia è andata. Gradisci del tè? Scommetto di sì. Sara, verseresti un po' di tè al randaggio? L'arca era la nostra sola speranza. Te ne rendi conto, vero? Al termine della purificazione, essa avrebbe rappresentato l'occasione per ricostruire. Era tutto qui, sicuro, protetto dalla grazia di Dio. Non abbiamo mai trovato un pianista decente, non è così? Ma non importa. Ben presto più nessuno ascolterà la musica. E la colpa è tua. Perché tu hai distrutto il nostro lavoro. No, colonnello, è stato lei quando ha iniziato questa guerra santa. Sa, se fossi costretto a scegliere tra voi e i furiosi, io preferirei loro, perché massacrano le prede solo perché hanno fame e non uccidono le donne inermi. No! No!
Prendi un po' d'acqua, ok? Ok. Ehi, puoi allestire un infermiere da campo laggiù? Ehi! Ehi, c'è una grotta laggiù, servono scorte e bendaggi. Prendi qualcuno e vai. Tu, e tu, andiamo. Ricky! Eddie! Posso aiutare? Sono un medico. È finita. Chiunque non sia rimasto ucciso o ferito nell'esplosione ha deposto le armi. Dov'è Boozer? Ricky, mi serve una mano qui. E quelli assù, muoversi! Ricky! La gamba! Sì. Di cosa hai bisogno? Ehi! È rimasto qualcosa per me? Boozer. Sono in ritardo. No. Sì. No. Sono saltato giù. Che cazzo? Ero quasi alla fine del ponte, io già. Ho visto no, ho sentito l'onda d'urto anche a 3 metri sott'acqua. È stato incredibile. Quindi è... Che c'è? Pensavi che mi fossi fatto esplodere? Poi chi ti avrebbe rotto le palle? Beh, io. Oh, ciao. Sorellina. Oh. Sì, è una lunga storia. Allora, so che qualcuno ti ha cercata. Cosa? Non smetteva di parlare. Ah, andagli retta. Era più una sua impressione. Ricky, Eddie, chi vuole portarmi fuori da questa fogna? È tutta tua. Ho saputo che hai deciso di restare qui per ricostruire. Il colonnello era uno schizzato, ma aveva qualche buona idea. Sai, non sei il primo che me lo dice. Chi altro? Curi. Fanculo a quel bastardo. Dai. Ci ha lasciati a marcire. Saremmo morti senza di lui. In ogni caso, è ora di riprovarci senza stronzate da militare. Ehi, ti perderai il mio discorso? Beh, credo che me ne farò una ragione. Fratello. È andata. Ce l'hai fatta. Devo ammetterlo, sai. Per un attimo ho pensato davvero che fossi... morto tra le fiamme. C'è ancora troppo da fare. Stendili tutti. Sì, ci siamo. Jack sarebbe fiero. Ce l'hai fatta. Grazie a voi. Visto? Capitano cose buone, si accendi una candela. In realtà questo sembra più un falò, ma... Sì. Già. Non ti ho mai visto tenere un discorso. Non sarà un vero discorso. Ok. Signora. Il culo. Non lo sopportavo più. Perché di colpo è calato il silenzio? Ti stanno aspettando. Dio. È il momento. So che ci aspetta un lavoro difficile. E quindi la farò breve. Io non sono un leader. Dite quello che volete, non lo sono. Ma quello che abbiamo fatto qui oggi è qualcosa di grandioso. Ci siamo uniti per lottare e non per obbedire agli ordini di un pazzo, ma perché era la cosa
giusta da fare. E indovinate? Abbiamo vinto! Vi ho visti ricostruire con fatica e combattere per salvare vite o per andare a cercare provviste. Vi ho visti sacrificare tutto ciò che avete e tutto ciò che siete per migliorare il mondo. Capite? Per questo resistiamo. Per questo resistiamo. Perché se non avessimo speranza in un futuro migliore o in una vita che abbia un senso, per cosa lotteremo? Una volta Iron Mike, lui mi disse che noi rendiamo il mondo quello che è con le nostre azioni. Cosa abbiamo fatto? E cos'altro faremo domani? Vedete? È solo il primo passo. Avevi detto niente discorsi. Mi sono lasciato prendere. Come sono andato? Beh, non è stato male per un biker fuori legge. Un biker fuori legge? Allora, pronto a partire, tesoro? Non lo so, dipende. Dove si va? Ovunque ci venga voglia.
never know what tomorrow may bring. The one who lies next to you could be a memory. I've idolized, I've memorized your face, just in case it need last me eternity. It's a shame that it ain't enough for me. Life's for the live, I won't be giving up. 'Cause you taught me how to, you taught me how to love. Take all I cherish, beat me till my body's numb. Life's for the living, I won't be giving up on you, on you, on you, on you. Take off.